Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi nuovo Get Ready With Me, però sarà un Get Ready With Me speciale perché risponderò anche ai vostri vero o falso, cioè alle cose che mi avete scritto su Instagram, su di me e io vi dirò se quello che pensate è vero oppure falso, che è un video che dovevo fare inizialmente con Vanessa e con Marta, ma poi non siamo riuscite ad organizzarci in remoto, quindi ci siamo ripromesse di filmare un altro video quando potremo vederci dal vivo. Quindi vi lascio al video Get Ready With Me più vero o falso. Un bacio. Come al solito la faccia parecchio gonfia la mattina, ragazzi, è sempre sempre così. Ma poi mentre mi trucco riesco un po', non lo so, massaggiandolo un po' si sgonfia. Inizio con il primer, questo è quello di Too Faced, è il Hangover Good to Go, ma quello con SPF 25. Di solito è un po' troppo pesante per la mia pelle, ma visto che devo uscire, voglio assolutamente, assolutamente avere la protezione solare, che è importantissimo applicare anche in inverno, non solo in estate. So che molti di voi lo sanno, ma non tutti, perché c'è sempre qualcuno che mi dice: Nicole, SPF, veramente? Ma in inverno, ma perché? Quindi, anche oggi il solito caramel macchiato immancabile, tra l'altro, ne ho preparato un altro. Sono veramente senza speranza. Sto applicando il fondotinta nudissimo, sempre lui di Diego Della Palma. Intanto rispondo ai vostri vero o falso. Allora, sei sospettosa quando qualcuno non ti piace a pelle? Vero, negli anni ho imparato ancora di più a fidarmi del mio istinto, delle mie sensazioni quando conosco una persona e ho imparato che è importantissimo seguire, cioè ascoltare come quella persona ci fa sentire, cioè fermarsi un attimo quando si conosce una persona nuova e pensare un attimino a come quella persona ci fa sentire, a che tipo di vibes mi manda, se sono positive, energie negative, energie positive. E quindi mi baso moltissimo, è vero, sui vibes che mi dà una determinata persona, perché mi sono resa conto che, certo, non bisogna giudicare qualcuno che non si conosce, però mi sono resa conto con gli anni che molto spesso, poi il mio istinto aveva ragione. Poi credi nell'amore, ma ora non è la tua priorità, vero? Sono sempre stata una sognatrice, quindi continuerò a credere nell'amore, però ora come ora la mia priorità sono io e il mio benessere, e quindi ci ho messo del tempo per imparare a mettere me stessa al primo posto. Può sembrare un cliché, però è la cosa più importante veramente che io abbia mai fatto. Poi, ciao Nicole, io vedo da come ti esprimi e come sei sensibile che leggi romanzi romantici slash drammatici. Falso. Detesto, cioè una cosa proprio che non sopporto sono i romanzi romantici o i film romantici. Sono una persona romantica, ma per una qualche strana ragione non sopporto nulla, cioè né film né romanzi drammatici o romantici. A me piace l'horror, thriller, ma non riesco assolutamente a seguire, cioè non riuscirei mai a leggere veramente un romanzo romantico. Ho letto Romeo e Giulietta di Shakespeare, che insomma si potrebbe descrivere, diciamo, per qualche verso romantico, anche se è una tragedia terribile, ma no, questo proprio no. Cipria, uso quella di Fenty Beauty, questa è la Pro Filter colore Butter. Poi, ti manca avere una relazione stabile anche se stai bene da sola. Vero e falso, nel senso che ovviamente avere una persona accanto che ti fa sentire bene, che arricchisce la tua vita, le tue giornate, ti rende una persona migliore, è una cosa bellissima. Quindi ovviamente se deve capitare, ne sono felice, però non mi manca, nel senso che non è una cosa a cui aspiro e non è una cosa che vado cercando, ecco, diciamo così. Per il contouring uso la Cheek Stars, all'interno c'è la mia adorata Terra Hula. Ti piace stare con gli altri, ma ogni tanto senti il bisogno di stare sola per ricaricarti, vero? Specialmente nell'ultimo anno, perché sono stata single nell'ultimo anno e molto di più. In realtà ho sempre avuto bisogno dei miei spazi, però ancora di più devo dire nell'ultimo anno, forse perché ho imparato ad essere da sola, ho imparato anche che per riuscire a trovare le energie e ricaricarmi,
ho bisogno della mia solitudine, dei miei spazi, della mia bolla e quindi assolutamente, assolutamente vero. Blush, applico questo di Givenchy, questo è il Prism Blush colore Spice. Se non può andata scritta, quindi non ne sono certa. Poi, conosci Mula, che è la Sindina, ma hai fatto finta di non sapere come si pronuncia il brand. Falso. Questo è il classico esempio di quando si vede il marcio dove non esiste. Numero uno, ho visto Cindy più volte e siamo sempre andate molto d'accordo. Numero due, ci sentiamo anche in privato e le ho fatto i complimenti personalmente, per il suo successo con Mulak. E poi non farei finta di non saper pronunciare un nome se lo so pronunciare, che senso avrebbe? Anzi, mi è anche dispiaciuto, solo che io ho sempre visto, da quando è uscito Mulak, ok? L'ho visto ovunque, ma non so perché non ho mai ascoltato la pronuncia, cioè guardavo il risultato nel make-up, non penso che la pronuncia del nome sia poi così importante, però no, assolutamente falso, non faccio di queste cose. Capisco che si veda purtroppo il marcio un po' ovunque perché spesso si sentono cose quindi che ti fanno pensare in negativo di tutti, però no, non è così. Poi Fenty Beauty, questo è un eyeliner marrone scuro, vado a stenderlo, in realtà è più una matita, vado a stenderla come base sulla palpebra mobile. Per gli ombretti userò la Soft Glam di Anastasia Beverly Hills, che amo, è meravigliosa. Se vi piacciono gli smokey eye marroni o comunque trucchi appunto su tonalità neutre, è fantastica. Sei una persona buona di cuore, ma se non ti rispettano ti fai valere. Vero, vero, nel senso che ci tengo molto alle persone a cui voglio bene, tengo molto e faccio tutto per loro. Tutto quello che posso fare lo faccio per le persone a cui voglio bene. Quindi, se queste persone poi finiscono per tradire la mia fiducia e mancarmi di rispetto, assolutamente mi faccio valere. E dopo essermi fatta valere, solitamente anche mi allontano in fretta da questo genere di persona. Poi, odi i cani? Ma perché? Falso! Perché devo odiare i cani? Cioè, c'è questa credenza che se uno ha dei gatti significa che odia i cani e viceversa. Non è assolutamente così. Amo tutti gli animali, non mi piace, che qualcuno possa pensare che odio i cani. Anche perché quando ero piccolina io volevo tantissimo avere un cane in realtà, solo che, visto che abitavamo in centro, in appartamento, eccetera, mia mamma non mi ha mai permesso di prendere un cane e quindi poi mi ha preso un gatto. Però in realtà, ho iniziato ad amare i cani prima che io iniziassi ad amare i gatti. Non dimentichi i torti subiti e se chiudi non torni più indietro. Vero, non torno mai indietro se non mi è capitato una volta nella mia vita, ma in linea generale no, non torno mai indietro. Se una persona mi delude, per me ha chiuso completamente, perché non credo ci sia senso nel tornare da una persona che non ti vuole bene. Hai paura di innamorarti dell'uomo sbagliato? Beh, vero, vero, mentirei se ti dicessi che non è così, perché dopo aver ricevuto diverse delusioni, diciamo che cerco veramente di andare con i piedi di piombo perché non voglio che nessuno mi prenda troppo. Non voglio che nessuno mi prenda così tanto da farmi stare di nuovo male, quindi sì. È vero, anche se è una cosa su cui devo lavorare perché devi pur fidarti degli altri, no? Però è vero. Eyeliner uso quello di Banana Beauty e il Basic Beach. Non ti piace il vintage? Vorrei dire falso, ma in realtà è vero e falso perché mi piace il vintage e ho diverse borse vintage, però solo per quanto riguarda gli accessori. Per quanto riguarda l'abbigliamento, non sono mai riuscita a superare questa fobia, che non è proprio una fobia, però mi dà un po' fastidio pensare di indossare qualcosa che è già stata indossata da qualcun altro, quindi potrei anche superarla, ma per il momento è così. Matita, sto usando quella di Victoria Beckham, che come sapete è stata una vera e propria scoperta. Amo questa matita. Non esci di casa prima di averla sistemata, vero? Mi fa troppo ridere perché mi conoscete troppo bene ed è vera questa cosa. Come sapete, sono molto fissata con l'ordine. Ma non
Cioè, non perché magari devo avere ospiti o perché magari deve venire qualcuno e quindi voglio avere la casa ordinata. No, lo faccio proprio per me. È una cosa che mi fa sentire bene stare nella mia casetta e vederla tutta ordinata e tutta, non lo so, carina. È una cosa che mi fa sentire bene, mi fa sentire, fa sentire anche me in ordine, avere la casa in ordine. Forse è strana sta cosa da dire, forse sono l'unica che si sente così. Per le sopracciglia oggi uso la Foolproof Brow Powder di Benefit, questa in colorazione 3. Poi, preferisci vivere da sola piuttosto che condividere casa tua? Ma vero e falso, nel senso, se qualcuno se lo meriterà, davvero, allora in quel caso sì, però decisamente se non trovo una persona che mi dà tanto di, nel senso, sono diventata molto più esigente, ok, rispetto al passato nelle relazioni. Penso che un po' le delusioni è quello che ti fanno, no? Cioè, diventi molto più esigente perché non vuoi più avere quelle esperienze che hai avuto. E quindi posso dirti che è vero, nel senso che se non trovo una persona che mi piace sotto tutti gli aspetti, che mi rispetta, che appunto porta qualcosa di più alla mia vita, quindi un valore aggiunto, assolutamente sì. Non voglio condividere il mio spazio con nessuno. Ho condiviso le mie giornate con persone che non se lo meritavano assolutamente in passato e non è una cosa che vorrei che succedesse nuovamente. Quindi diciamo che è vero, a meno che io non trovi una persona che se lo merita davvero e con cui sto estremamente bene. Poi, hai paura di apparire superficiale? Vero, perché il mio canale è molto basato su comunque cose superficiali, perché moda, trucco, eccetera. Quindi ci tengo a far capire a chi mi segue anche che io non sono solo questo. Certo, ho aperto, non riesco a parlare, non riesco a parlare e mettere la matita. Certo, ho aperto un canale basato su queste cose, quindi il mio canale parla principalmente di questo, ma io sono anche molto altro, quindi non necessariamente mi interessa tanto dell'opinione degli altri, però è importante per me che chi segue il mio canale sappia che io non sono solo borse Chanel e Smokey Eye, questo sì. Vado ad applicare adesso il rossetto, questo è il Posh di Mellow Cosmetics ed è opaco, ma poi ci applicheremo sopra il gloss. Adesso come gloss uso quello di We Makeup, questo è il Well Lip Plumper, quindi avrà anche un effetto plumping sulle labbra. Sento un pochino il pizzicorio sulle labbra, ragazzi, sono secoli che io non metto un gloss o comunque qualcosa di shiny sulle labbra, quindi sono molto curiosa di leggere i vostri commenti e di vedere che cosa ne pensate. Ti stai sentendo con qualcuno? Vero? Non aggiungerò altro, però è vero. Adesso spruzzo il mio The Pore Professional. Questo è il Super Setter, lo spray fissante nuovo di Benefit. E questo è quanto per il trucco di oggi, ragazzi. Uno smokey eye con labbra nude e glossy. Spero vi sia piaciuto questo video, vero o falso, più Get Ready With Me. Questo sarà l'ultimo video per la settimana, perché voi lo vedrete domani che è venerdì. Quindi io vi aspetto lunedì con un nuovo video, sempre puntuale alle 17:30. Bacio grandissimo, vi abbraccio forte, 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 forte. E a lunedì, mia family. Ciao.